Daniele Aristarco, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole, lei che di parole vive, di parole scrive, di parole parla. Ecco, con Torino Spiritualità e il tema Preferisco di no. In che modo, Daniele Aristarco, lei da scrittore, le parole dette, scritte e anche ascoltate possono entrare in questo tema del preferire di no? Credo siano alla base della scrittura. Per me la scrittura è sempre stato un modo per marcare una distanza rispetto alla realtà che non mi piaceva, nella quale non mi riconoscevo. Devo dire che per me la scrittura, in particolare la scrittura del libro che andrò a presentare a Torino Spiritualità, è declinata sui giovani, sui ragazzi. Io scrivo libri per ragazzi e credo che queste due sillabe, il sì ed il no, che si imparano molto presto, sono le prime parole che i bambini imparano a completare, che poi utilizzano anche in maniera abbastanza a volte semantica, e in realtà sono due sillabe delle quali bisogna imparare a riappropriarsi, credo in questo periodo particolarmente. E quindi per me la scrittura si è legata a questo, ad un percorso che sto costruendo con i ragazzi e le ragazze, con i bambini e le bambine in Italia, per capire qual è lo spazio per riformulare la realtà. Ecco, se siamo davvero importanti, e alla domanda infantile che spesso noi ci poniamo, che i bambini ci pongono, io conto davvero. Ecco, per me la disobbedienza è uno strumento, naturalmente quando è rivolta alla comunità, quando è una scelta profonda e consapevole, che pone sin da subito, ecco, gli esseri umani come soggetti all'interno della realtà. Lei ha detto poco fa, Daniele Aristarco, le parole per riformulare la realtà. Ecco, e sono parole difficili, parole che è facile a dire forse, ma sono difficilissime, forse impossibile da attraversare questa realtà, anche proprio nella prospettiva, approfittando della prospettiva che ci offre Torino Spiritualità del preferisco di no, del preferirei di no, no? Come Bartle lo scriveva. Memoria. Certo, però in che modo le parole ci possono, vorrei ritornare su questo aspetto, in che modo le parole possono riformulare la realtà? E questo, se vale per gli adulti, è oro, veramente oro colato per i giovani, per i ragazzi, per i bambini. Io cerco di raccontare questo, che le parole sono un materiale plastico con il quale si può fare ciò che si vuole, ma che sono concretissime e che alla base del rapporto che lega gli uomini tra loro c'è la comunicazione e la fiducia sottesa alla comunicazione. I bambini si pongono naturalmente rispetto alle parole come qualcosa di giocoso che però comincia a definire, a costruire e a spostare rapporti di forza. Ecco, il bambino comincia a misurare il proprio potere anche nei confronti spesso dei genitori negandosi, quando invece ci si rende conto che quel no che si pronuncia bisogna saper pronunciare, può spostare delle cose reali di fronte a un'ingiustizia, può cominciare a costruire un nuovo percorso, quindi all'inizio di un racconto, ecco. Sapersi raccontare, saper raccontare un'ingiustizia è già un primo modo per cominciare a riformulare la realtà, cioè riportare alla luce qualcosa che non ci piace, condividerla, e nel momento in cui la si smaschera, per così dire, ecco, quello è l'inizio forse di un cammino che, se è ampiamente condiviso, può portare a breve a dei cambiamenti. Una figura che amo particolarmente, che racconto e che racconterò a Torino Spiritualità, è quella di Rosa Parks. Spesso i ragazzi hanno bisogno di pochi istanti per innamorarsi di questo personaggio, perché si rendono conto di quanto un no pronunciato con consapevolezza e chiarezza, quindi ben raccontato, ha poi avuto la possibilità di smuovere montagne e di diventare una bandiera dietro la quale si è unita un'intera comunità, ottenendo poi degli importanti risultati. Rosa Parks, tra l'altro, è stata una donna straordinaria che necessariamente deve essere conosciuta. Ce l'ho retratteggiata, tra l'altro è scomparsa credo 3 anni fa. Di recente, sì. Sì. E ce la vuole tratteggiare brevemente, perché questo è veramente un esempio, un'esperienza e un qualche cosa che non possiamo non condividere. Beh, sì, tra l'altro è uno dei... Io nel mio libro, che si chiama Io dico no,
tratteggio 35 personaggi, 35 personaggi realmente esistiti, altri appartenenti alla mitologia, al racconto, e sono partito dalle ingiustizie alle quali si sono opposti per raccontare questa esperienza. Quando ho raccontato Rosa Parks, insomma, io devo ammetterlo, sono innamorato di questo personaggio, e sono partito da una fotografia. E forse avrà presente, c'è cioè la fotografia che le viene fatta al momento dell'arresto, la classica fotosegnaletica che abbiamo visto in tanti film rigorosamente in bianco nero. Questa è un'immagine che una volta che si vede rimane esatto. Negli occhi. Siamo al 1° dicembre 1955, a Montgomery. Rosa Parks viene arrestata perché si rifiuta di alzarsi da un posto riservato ai passeggeri di pelle bianca. E naturalmente è una donna che ha 40 anni, sta tornando dal lavoro, è stanca ed anche spaventata. Quella foto mi ha colpito molto perché sorride lievemente, ha un lieve sorriso, è elegantissima, ha un cappottino abbottonato sotto il collo, tra i capelli ha un fiore bianco. Ecco, quella foto mi ha colpito perché mi è sembrato questo, lei sembra quasi parlare con noi e dire: visto che non ho commesso alcun crimine, chi mi sta fotografando sta commettendo un abuso, e per me questa foto è solo una foto. Ecco, in quell'atto di ribellione così pacifica e poetica, io vedo il vero senso della ribellione. Lo racconto spesso ai ragazzi, secondo me non esiste ribellione senza bellezza. Non si può pensare di riformulare il mondo, di migliorarlo o di renderlo semplicemente un posto più abitabile per tutti, ricorrendo alla violenza o alla contrapposizione fino a se stesso. Credo che la disobbedienza e il racconto del mondo debba passare attraverso la bellezza. Questo è un po' il compito che unisce. Vogliamo mettere gli uomini di potere, dovrebbe unire gli uomini di potere agli uomini d'arte, appunto forse è un racconto della spiritualità. E certo, ma che rapporto c'è, visto che lei ha citato poco fa Daniele Aristarco, oggi come oggi, che rapporto c'è tra potere e arte? Visto che l'arte è la possibilità massima del dire di no. Sì, credo di in questo momento mi pare di percepire un muro a muro, una contrapposizione assoluta. Probabilmente uno degli artisti che sta riuscendo in maniera più efficace a raccontare in maniera sintetica ed evidente un altro mondo, un'altra possibilità di racconto è Banksy, che è un autore che riesce ad arrivare ad ogni latitudine con dei gesti, con dei segni molto semplici, e vive una forte opposizione rispetto al suo lavoro. Credo in questo momento il potere non abbia nessuna, mi spiace parlarne adesso, è un po' così, una semplificazione, però in sostanza mi pare che gli uomini di potere in questo momento non abbiano alcun interesse nei confronti dell'arte, e che l'arte cominci, gli artisti comincino a probabilmente avvertire nella carne la necessità di spendersi di più, di esporsi un po' di più. Lei ha citato Banksy, se non ricordo male. Sì. Nel mese di novembre Milano ospiterà al museo Almudek in via Tortona una mostra, per l'appunto, dello straordinario Banksy. Tornando a Torino Spiritualità, dove lei sarà ospite con il tema Dimmi di no e ti dirò chi sei, il 29 settembre, sabato 29 settembre alle ore 14. Ecco, quando si dice di no a qualcuno, esprimiamo un nostro carattere, ma normalmente il dire di no esprime subito un carattere negativo, un carattere di chiusura. Noi spesse volte abbiamo affrontato, soprattutto nelle ultime conversazioni, in particolar modo proprio col Festival Filosofia, che quest'anno era dedicato alla parola verità, e abbiamo incontrato anche molte volte la negatività, il no che è negativo. Ecco, quel no che lei ci racconta a Torino Spiritualità è soprattutto un no che appartiene a una filosofia affermativa. Certo, sì, assolutamente. Io racconto questo, il no al quale mi riferisco è il no che che nasce profondamente dentro di noi quando riconosciamo in atto un'ingiustizia che riguarda tutti. Quindi non è un no rivolto alla comunità, e deve seguire a quel no che è riconoscere in quanto essere umano che quella cosa non può esistere, deve seguire poi a quel no un'azione coerente e nel tempo motivata, che non c'è da uno spicchio di sé alla rassegnazione, e quindi è un compito, è un lavoro.
E io credo fortemente in questo lavoro. Quando ho scritto questo libro mi sono posto questa domanda. Ci sono state le storie persone che di fronte alle grandi ingiustizie si sono poste e sono riuscite ad ottenere dei risultati. E come lo hanno fatto? Ed erano dei singoli o dei gruppi organizzati. E qui mi sono reso conto che i grandi movimenti, le grandi opposizioni sono nate spesso da singoli, da persone a volte anche umili, come nel caso di Rosa Parks, e che hanno saputo far seguire a questa affermazione, quindi a questa opposizione, un atteggiamento costruttivo. Quindi questi no nascondono in realtà dei sì molto luminosi che vanno consegnati a una comunità che li fa propri e li porta avanti. Naturalmente sono poi conquiste che non valgono per sempre, ogni volta vanno riformulate, riconquistate, ma appunto tutto questo ha senso sempre quando gli esseri umani si mettono in cerchio e si riconoscono l'uno nel viso dell'altro, insomma, citando Levinas. Certo, Levinas sì. È sempre bello citarlo, è sempre bello leggerlo, sì, sì. A proposito proprio di rapporto con l'altro, famosissima la teoria, tra l'altro straordinaria, dell'altro e lo sguardo, perché nello sguardo c'è veramente il tema della relazione. Questo Levinas lo ha attraversato molto nel suo lungo studio. Daniela Aristarco, adesso parliamo un po' di lei. Ma lei ha scritto diversi libri per ragazzi. L'ultimo che ha citato è questo libro che racconta i no che hanno costruito la storia, no? I no che attraversano per l'appunto la storia. Io dico no, storie di eroica disobbedienza. Ma altri libri ha scritto recentemente. Ce ne vuole parlare? Sì, guarda, io da qualche anno sono stato insegnante di lettere alle medie qualche anno fa. Ed è stata un'esperienza straordinaria per me, perché ho avuto modo di ritrovare appunto lo sguardo dei bambini, che avevo un po' dimenticato. Io ho sempre scritto, ma per il cinema, per il teatro, per la TV, e per qualche anno insomma non ho frequentato più i ragazzi. Quando mi è capitato di insegnare, mi sono appassionato immediatamente a questa possibilità che mi veniva offerta e ho imparato tantissimo. E il libro per me è uno strumento di incontro, quindi cerco di creare delle occasioni di incontro attraverso il libro, metto al centro del rapporto con i ragazzi il libro per poi metterlo da parte, ad ascoltare. E in questi anni ho imparato a fare questo, ad ascoltare i ragazzi, a provare a capire quali sono le loro domande e provo a scrivere dei libri che siano l'inizio di un dialogo. Ecco, a me pare questo, che questa generazione, i ragazzi in questo momento, siano in realtà migliori di chi li governa, perché hanno una mentalità molto, molto aperta, vivono in una concezione, sono consapevoli del fatto che vivranno probabilmente all'estero, che faranno molti mestieri, vivono già in una società di fatto multietnica e per loro è una risorsa. E quindi quali sono le domande di questi ragazzi? Innanzitutto cercano di capire qual è il loro posto e quali le loro possibilità. E quindi io scrivo questo, scrivo dei libri che in qualche modo vadano incontro a queste curiosità. Una che mi era parso di intercettare era questa della disobbedienza, cioè della riformulazione del mondo. Che cos'è che è scritto per sempre e che cos'è che possiamo invece modificare assieme? E uno degli ultimi libri che ho scritto per i ragazzi nasce da questo ragionamento. Spingo spesso, cerco spesso di insegnare, insomma di trasmettere ai ragazzi la voglia di modificare la realtà, e mi sono chiesto cosa succede quando la realtà non è così netta, quando quello che le informazioni, il mondo che ci bombarda letteralmente di informazioni diventa una sorta di foresta inestricabile. E quindi ho scritto un libro che ho intitolato Fake, non è vero ma ci credo, e partendo appunto dal fenomeno delle fake news, quindi tutte le informazioni che raggiungono i ragazzi senza che le cerchino, nel momento in cui mettono in tasca una scatola di plastica, ecco, sono partito da quello per ragionare assieme ai ragazzi su che cos'è la verità, e cercando di insomma costruire un percorso che parta da una premessa necessaria, io credo ineludibile, cioè che la verità non esiste una, nessuno può tenerla tra le mani e mostrarla agli altri, ma che appunto è un cammino inesauribile che si fa assieme. E cerco di trasmettere qualche strumento per distinguere, soprattutto per rimettere al centro di questo discorso i giovani. Cerco di parlare direttamente con loro per aiutarli a rimpossessarsi del futuro.
Impossessarsi del futuro, forse è proprio necessario, come diceva poco fa Daniele Aristarco, prendere in mano un libro per cominciare un dialogo, perché il dialogo già nella parola stessa non contiene una singolarità, ma contiene una pluralità che ci è necessaria, ci sarà sempre più necessaria. Dimmi di no e ti dirò chi sei. Sabato 29 settembre a Torino Spiritualità, Daniele Aristarco sarà ospite del Festival a Torino alle ore 14 per il ciclo, forse il ciclo più importante di tutto quanto, il progetto di Torino Spiritualità, ovvero la scuola di Ozium. La prenotazione per questi incontri è obbligatoria. Vi ricordo di contattare il sito www.torinospiritualità.org per procedere poi alla prenotazione per questo incontro di sabato 29 settembre. Prima di salutarci, Daniela Aristarco, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Mi perdoni, posso ricordarle c'è anche un altro appuntamento, il 28 settembre, all'Off Topic, sarò accompagnato da due musiciste che sono Chiara Perciballe e Giulia Marinelli e leggeremo assieme alcuni brani di questo libro che abbiamo citato. Ops, grande dimenticanza, è vero, avevo il No, foglio sott'occhio e certo. ho badato semplicemente al primo, quindi ricordiamo anche l'altro appuntamento e su quale libro andranno fatte le letture e le musiche. Dunque, il libro è Io dico no, ma ci saranno delle anticipazioni dal prossimo libro che prosegue questo cammino all'interno dei racconti di disobbedienza. È un libro che uscirà il 2 ottobre, sempre per Einaudi Ragazzi, e si intitola Io dico sì, storie di sfida e di futuro. E le musiciste che mi accompagnano sono bravissime, vale la pena forse venire anche solo per ascoltare loro, quindi ci tenevo a dirlo per questo motivo. Sono Chiara Perciballi e Giulia Marinelli. Grazie per questa citazione. Adesso il libro che sta leggendo. Leggo sempre più libri contemporaneamente e in questo momento sto leggendo degli articoli di Salgari, un libro della Minimum Fax di qualche anno fa che raccoglie degli articoli riapparsi di recente di Salgari come giornalista. E grazie allora del tempo Grazie a lei. che ci ha dedicato Daniele Aristarco, protagonista al Festival Torino Spiritualità. Grazie ancora e buona giornata.